Gianluca Ius è il nuovo presidente dell'Aquila Calcio, un CDA 3 per ora con Francesco Viglianti e Gabriele Bilotti. Si lavora ora ovviamente per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie D, ci sono dei nodi da sciogliere, e per l'allestimento della squadra con Bruno Conti, ma con una certa fiducia e un certo ottimismo di poter nei tempi giusti arrivare al definitivo closing. Probabilmente lunedì ci si riunisce e cominceremo a vedere quella che è la situazione economico-finanziario della società in base alle carte che dovrebbero essere state lasciate dal vecchio amministratore, perché ci dovrebbe essere stato il passaggio di consegne, quindi il vecchio amministratore dovrebbe aver lasciato tutte le carte in sede. Analizzeremo quello per fare un quadro un po' più preciso dei giorni scorsi della situazione finanziaria e poi abbiamo già cominciato a lavorare, ma già da tempo, sulla parte tecnica. Altro problema fondamentale che si riallaccia sempre e come al solito all'insimiranza, purtroppo me lo devo dire da solo perché è un dato di fatto, è quella del disco legato al nodo della successione. Ora, sul punto Lega, noi sapevamo che la vecchia proprietà aveva lasciato un saldo positivo di 31.000 euro che corrispondenti alla somma necessaria per la fideiussione. Infatti in Serie B, per quanto riguarda la Lega, le norme federali dicono che la società può rilasciare fideiussione esclusivamente bancaria o stessa somma di pari importo depositata presso il conto Lega. Questo è stato fatto l'anno scorso, ad oggi non c'è contezza di questa disponibilità. Avviare una pratica di fideiussione con una mia società, perché certo con l'Aquila Calcio all'Aquila Calcio non fa fideiussione nessuno, perché uno dei primi miei passi è stato quello di andare a bussare a una delle banche, degli istituti di credito locali che hanno rapporti con l'Aquila Calcio e con i soci, con gli ex soci, e la risposta è stata totalmente negativa, quindi una chiusura che purtroppo non fa ben sperare. Quindi devo farla io necessariamente, stiamo vedendo di accorciare i tempi al massimo, perché purtroppo una fideiussione bancaria equivale a un fido bancario e quindi ha dei tempi tecnici. Ecco da lì la richiesta di un supporto da parte di un istituto bancario. Anche se la proprietà ad oggi rimane di chiodi perché il closing finale arriverà in una fase successiva e soprattutto in merito ad alcuni scetticismi in città, Gianluca Ius ha voluto chiarire che loro non saranno dei pupazzi nelle mani della vecchia società, che comunque Ius ha definito molto disponibile e corretta in questa fase. Anzi, dalle prossime assemblee ed incontri nessuno della vecchia proprietà sarà presente. Ovviamente Gulluni sarà il traghettatore in questo momento e non potrebbe essere altrimenti. Che rimangono in capo ai soci, ma è la prima forma di tutela che io e il mio gruppo abbiamo ritenuto opportuno prendere, essendoci già una situazione di istanza di fallimento in corso e già stata notificata con la data d'udienza che è a novembre. Ecco perché dobbiamo spiegare a tutti il perché del closing dell'operazione fatta tra novembre e dicembre. Il problema non è che Chiodi e Company rimangono dentro e che noi siamo i pupazzi di Chiodi e Company, assolutamente no. Anche su questo voglio chiarire, perché ho sentito sempre commenti inesatti, che gli attuali soci non copriranno tutta la perdita stimata. Prima di tutto perché c'è solo una stima approssimativa di perdita, c'è stato fornito all'atto della sottoscrizione del preliminare, è stato fornito un bilancino che non è un bilancio ufficiale ma è soltanto un bilancino, quindi soltanto dei numeri messi insieme e pseudo certificati. È un documento dove ci sono scritti dei numeri che possono essere reali o non reali, ma hanno dei numeri e quindi è un tetto massimo di indebitamento societario. Io ho accettato quel tetto massimo, ovviamente dovesse uscire qualsiasi altra cosa, altro debito che non è compreso in quel foglio che ci è stato dato, l'atto della sottoscrizione dell'accordo, ovviamente da rinegoziare tutto, ma i soci copriranno il 50-60% della situazione debitoria della società, tutto il resto ovviamente in capo a me, quindi precisiamo anche questo.